Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà. Però. Rimpianti. Rimpianti. Nelle precedenti puntate di Rimpianti, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, comincia a sospettare che il figlio Gianluigi, giovane scapestrato e amante della bella fica, abbia qualcosa che non vada. Papà, stronzo! Oggi una ragazza con la barba e la voce profonda mi ha morso il cazzo a scuola, stronzo! Aia! Cosa? Gianluigi, le ragazze non hanno la barba. E poi, perché ti ha morso il cazzo? Lo vedi che sei stronzo? Sei stronzo e pure omofobico. Adesso lo stronzo pensi sapere tutto sulle ragazze. Fai schifo. Come? Bastardo di merda. La mia ex fidanzata, Riccardo, aveva la barba e i baffi e una vagina molto lunga. Aveva anche le labbra della vagina gonfie. Hai capito? E allora... stronzo! Cosa? Cosa? Gianluigi, forse stai cercando di dirmi qualcosa? Magari che hai scoperto di essere attratto dal sesso maschile? Allora? Papà, tu hai dei problemi. Oltre a essere uno stronzo e pure coglione, le ragazze di oggi sono diverse da quando i ragazzi eri tu. Oggi se non hai la barba, l'arle e sputi tabacco, bestemmi e fai la pipì in piedi, non sei la ragazza a modo. Cosa? Maria Dolosa! Maria Dolosa! Abbiamo un problema. Lascia il cazzo del giardiniere e raggiungici nella sala dei pranzi. Cosa vuoi, marito stronzo e coglione? Non hai visto che stavo pagando le giardiniere? Quella era palesemente una sega che gli stavi facendo. Ma ne parleremo dopo. Il nostro figlio è divenuto cacchione. La notizia inizia a circolare che Gianluigi è divenuto cacchione. E allora? E sconvolge la famiglia quindi... Calloni. Ma come accade in ogni puntata, i due genitori con origini nobili e cresciuti con un'educazione modello e con un'apertura mentale a 360 gradi affrontano l'argomento con calma e civiltà. Gli stronzi! E questa l'abbiamo sistemata. Cosa? Cosa dicevi prima sui mobili nuovi da giardino che ho comprato? Maria Dolosa, bellissimi, bellissimi. Ottima scelta, Vov. Ma fortunatamente, come spesso capita, quando dei piccoli screzi colpiscono una normale famiglia, è il tempo di sistemare le cose. Mamma, papà stronzo, sono stato resuscitato dal dottor Inganno. Volevo dire a mamma che mi dispiace per averla fatta incazzolare, mentre papà, a te volevo dire una cosa importante. Dimmi, figliuolo. Sei stronzo e pure coglione. Grazie, Gianluigi. È bello vedere che sei tornato normale. Oh, il telefono. Pronto? Calloni? Sono il dottor Inganno. Spero che non mi senta nessuno, ma volevo dirle che suo figlio... Mio figlio cosa, Gabibbo? Avalà di Calloni. E dopo una corretta analisi da parte mia, dalla mia equip di studiosi, tutti fatti di moquette, abbiamo concluso che, medicamente parlando, da un punto di vista proprio terapeutico, sua figlia bulliccio. Ci piace al cazzo, Riccone. Non so come dite voi altri. Cosa? Ancora? Oh, Gianluigi, ci piace il cazzo? Signor Gabibbo, ma non mi deve chiamare Gabibbo, che poi la gente capisce che sono io. Ma sono il dottor Inganno. No, la gente se ne accorge. Dottor Inganno si traveste. Le veline! Vabbè.